Nello scorso video è cominciato il pallone d'oro delle ragazze 2.0, un torneo pieno di giocate incredibili e colpi di scena che, come ben sapete, al pallone d'oro non mancano mai. Alcune giocatrici hanno trionfato, altre hanno perso miseramente. Sta di fatto che la super finale è sempre più vicina. Chi vincerà il pallone d'oro delle ragazze 2.0? Signori e signore, è arrivato finalmente l'attesissimo giorno dei quarti di finale. Guardate qui che è tornato Luca Campolunghi, che è qui non a caso perché farà anche il coach di Camilla Masato. Comunque, al momento dei sorteggi, quarti di finale, da ora in poi ogni partita sarà eliminazione diretta. Chi perde esce, non importa se vedrò delle ragazze piangere. Chi perde va a casa, chi vince va avanti alla super fase finale aperta al pubblico. Questo sorteggio ci sarà la prima fascia contenente le quattro ragazze che hanno vinto con la maggior differenza reti. Nella seconda fascia invece sono presenti le tre ragazze perdenti con la minor differenza reti, a eccezione di Valentina che gentilmente sta sostituendo Anna Ciati, che è scappata, è andata via, non sappiamo che fine abbia fatto, più Martina Dell'Anna, che è stata la vincente con il minor scarto di gol perché ha vinto 3-2. Luca, a te l'onore. Chi è? Camilla Masato. Camilla, vieni qui. Non a caso è uscita proprio la ragazza che dovrai allenare tu. Camilla, pesca tu la tua avversaria, te la patata bollente. Martina Dell'Anna. Martina Dell'Anna contro Camilla Masato. Ecco il primo incontro. Costa, eh. Secondo incontro, gira pure, c'hai una prima fascia bollente da pescare. Sarai Eleonora, Aurora o Gioia? Gioia Grammati. Ah, ed è quella che tutti vogliono evitare. Gioia, queste palline hanno un peso specifico importante. Occhio come peschi, potresti beccare Valentina, Ila Limelli. Ilaria Limelli. Ilaria Limelli. Vediamo se la campionessa ha la corazza per difendere. Ragazzi, che scontro ci aspetta! E signori, conosciamo già quindi quale sarà il prossimo match. Attenzione! Perché Valentina e Eleonora si sono già sfidate, non si possono affrontare. Per cui sarà Eleonora contro Sara Esposito e Aurora Baruto contro Valentina Clerici. Ragazzi, che vinca la migliore. Siamo qui col primo scontro di questi quarti di finale. Andate dai vostri coach e ci vediamo col fischio d'inizio. Ragazzi, oggi siamo ancora qui e abbiamo di fronte, ragazzi, lì Luca Campolunghi, ragazzi. E tesoro, è finita la chiacchierata, adesso passiamo alla competizione. E lo so che tu hai le qualità per vincere, perché noi abbiamo la mentalità. Noi abbiamo quello che loro non ce l'hai. Lei è una che non molla niente. Occhi della tigre, mi raccomando. Perché la gente come noi La gente come noi non parla mai. Ok tesoro, andiamo in semifinale, va bene? Andiamo. Ragazze, schiena contro schiena, chi per prima arriva a 5 gol va in semifinale. 4 posti disponibili, 3, 2, 1, via. Comincia allora, attenzione. Primo possesso palla da parte di Camille, maglia arancione, contro Martina, con tutta la sua foga, con tutta la sua voglia di rivalsa dopo una finale persa lo scorso anno. Gilbert Nana contro Luca in panchina. Si erano già affrontati al pallone d'oro di TikTok, ma è questa la resa dei conti. Occhio Camilla, che ci può provare da lì, vediamo se tenta il tiro, anzi decide di temporeggiare, palo! No! Vicinissimo al primo gol Camilla. Occhio Martina, che torna da Gilbert Nana, che gli dà indicazioni. Quando scendi con la palla cerca di staccare a destra e tira, capito? Guarda negli occhi la sua avversaria che interviene, ma senza riuscirci. Attenzione, la palla è lì, tensione alle stelle. Para Camilla, vediamo chi la va. Attenzione, spingi Martina. Un po' di forza ancora, un po' di forza. Sì, senza è il gol più strano che mi hai mai visto in tutta la storia del pallone d'oro. Ti voglio dura così, sempre dura ti voglio. Occhio a Camilla allora, che deve rifarsi, ma si allunga troppo la palla, allora può ripartire Martina. Bravo, vai! Martina, no, cosa hai sbagliato? Uno sbaglio che forse pagherà. Non allungartela troppo. Occhio a Camilla che può ripartire, potrebbe addirittura provare il tiro, attenzione! Oh, che sfiga! Vai Camilla, devi metterla dentro. Devi metterla dentro la porta, palo, attenzione, sbaglia tutto. No! Luca disperato, non ci crede nemmeno lui. Non ci credo! Occhio allora Martina, gol! Dai, non si sa come, ma Camilla pareggia, è 1-1, Martina in difficoltà. Tu hai più qualità che lei, capito? 1-1, Gilbert non ti sento! Se arrivo, arrivo! Non ti sento, arrivo! E allora
riparte Martina, non ci si ferma neanche un secondo, qui è peggio del Colosseo, il pubblico vuole spettacolo e allora datecelo. Attenzione Camilla che difende la porta come fosse un portiere in una partita di UEFA Champions League. Occhio ancora Martina, oh, che prova a ripartire, mamma mia, attenzione, qui parte qualche gamba probabilmente, riparte il piede Camilla, torna, attenzione, torna, calma, torna indietro Camilla, calma, che può riprovarci, devono gestire il fiato, vedo Martina in difficoltà, sorride ma in palese difficoltà, non c'è fallo, prova il tiro, alto! Se sei stanca, stai qua e prova a tirare da qua. È una battaglia colpo su colpo, vediamo chi sarà la prossima a infliggere un danno all'avversaria. Attenzione Martina, prova a passare, gol! D'astuzia! Ha fatto uscire Camilla dalla porta e ha segnato! Non ti sento! Non ti sento tu! Non ti sento! E allora può ripartire Martina, invitata dal suo allenatore, ne deve approfittare! Gol! È entrata, signori, confermo. Allora 3-1, fine primo tempo. Non ti sento, Luca! Non ti sento! Gilbert scatenato! Scatenato Gilbert Nanà! Ma cosa? Ma cos'è il risveglio muscolare? Ma cos'è sta cosa? Ma non l'ho mai vista! La gente come noi non fa queste cose, Gil! 3-1. Due ne mancano. Sì, due. Saprei che le due lo facciamo. Va bene, ti so. Ci voglio bene. Dai. E allora si riparte, palla Camilla, che è sotto 3-1. Ricordiamo, la prima ragazza che arriva a 5 passa in semifinale, nella super fase finale a cui tutti voi avrete accesso. Attenzione ancora Martina. Martina può provarci, perde l'attimo. Ancora Camilla che difende, può ripartire. Ci riprova Martina, ma non funziona. Ancora Camilla, tira palo! Sarebbe stato un euro gol, signori. Occhio perché Camilla non vuole mollare, mentre io sono rispawnato, non sono Pierino che sta facendo l'imitazione di Marconi. Cioè, Pierino la sa fare ovviamente, però sono Marconi realmente. E allora Martina, sul palo, poi insiste con la punta, palla che resta in zona. Vai, attaccala ora, attaccala. E ce l'ha ancora sul destro. Camilla e la possibilità di calciare per il 4-1. Cala il poker, esulta Gilberto. Ci siamo! E vi ricordiamo che per il regolamento da questa fase in poi si arriva a 5 gol. A Martina ne manca uno per vincere, chiaramente di sponda non valeva. Camilla non ci sta e vuole rialzarsi, riaprire il discorso, ma ce l'ha sul destro, sul sinistro, poi ancora sul destro. Guarda negli occhi l'avversaria che gliela porta via. Camilla! Ciao! Bravo! Meno 2! 4-2, è rientrata in partita e adesso occhio al finale. Infatti c'è Gilbert che sta parlando con Martina, lo vedete? Noi l'abbiamo regalato questo pallone, stai calma, manco un gol. Parte opposta, Campolunghi sta spiegando a Camilla che è ancora tutto aperto. Vai! E allora si può andare, momento chiave della partita perché Camilla vuole ufficialmente riaprirla mentre Martina vuole ufficialmente chiuderla col gol del 5-2. Martina supera l'avversario ma il campo finisce, quindi torna sul destro. Ancora Martina con Camilla che chiude questa volta molto bene lo specchio, ma caccia lo stesso e vince Martina Dell'Anna. Passa ancora il turno. Abbiamo spaccato! Non mettere incinta Gilbert! Siamo in semifinale! E ci sono second time! Vabbè, Gilbert e Martina vanno avanti, li rivedremo direttamente nella semifinale, nella super fase finale che vi racconteremo a fine video, sarà fighissima! Procediamo col secondo quarto di finale che sarà ancora più bollente. Signori, ma prima di continuare le sfide vi voglio mostrare queste borracce innovative, ovvero Air-Up, che sono davvero tanta ma tanta roba. Anche se è da un po' che non ne provo una e sono veramente curioso di riprovarla. Va bene, allora io ti prendo questi tre gusti, scegliene uno. Come vuoi provare? Allora, questo qui, mi piace, okay. Wild Berry, bel gusto secondo me. Allora apri. Questi ragazzi sono i pod che servono appunto per dare sapore all'acqua tramite l'olfatto retronasale. Vi ricordo ragazzi che se appunto tenete il pod abbassato sentite solo il gusto dell'acqua, mentre se lo alzate sentite la magia. Vai Samuel, senti il gusto di... Wow, frutti di bosco ragazzi, esatto. Assurdo! E allora noi lo consigliamo anche a voi perché per avere queste borracce basta cliccare sul link in descrizione e con il codice PALLONE10 avrete il 10% di sconto sull'ordine. Quindi ragazzi che aspettate, link in descrizione e niente, lo vado a comprare subito. Noi continuiamo a bere ma nel frattempo andiamo a vedere come finiscono le altre sfide. Di là, è una sfida difficile, siamo ancora dentro, siamo ai quarti. Adesso ce la giochiamo fino in fondo e andiamo a prenderci questa semifinale che è importantissima. Il destino ha voluto questo, che beccassimo
la campionessa in carica del pallone d'oro. Ma io nella vita due cose non ho mai avuto, tre con l'altezza: soldi e paura. Adesso fammi vedere chi cazzo sei e eliminiamo sto pallone d'oro. Ragazzi, non so come andrà, ma complimenti a entrambi per il livello che avete dimostrato sin qui. Che vinca la migliore. 3, 2, 1, via! Parte questo match! Gioia contro Ilaria, le due ragazze che alla vigilia avevano il favore del pronostico, le due più temute e forse agguerrite sin qui. Ilaria una gioia l'ha già avuta, nel senso che l'anno scorso ha vinto il pallone d'oro. Gioia ancora no, deve sottrarle il trono e vediamo se così sarà. Attenzione Ilaria, che prova ad avanzare, ma Gioia difende il pallone benissimo, gliel'avrà insegnato sicuramente il coach Harry, che è lì, che la guarda attentamente. Non passa di là, non passa, non la fai passare di lì, eh. Occhio a Gioia allora, che prova a passare, riesce a passare, usa le mani Ilaria, ma non c'è fallo secondo arbitrino. Ancora Gioia. Non passa, non passa. Falla uscire, torna un po' fuori. Ecco Gioia che fa uscire Ilaria dalla porta, vediamo se riuscirà a trovare un varco, uno spazio per segnare questo gol. Invita Ilaria a uscire, vediamo se è una trappola. Gioia sta telando la sua ragnatela, una trappola qui Ilaria, vediamo se cadrà. Vai adesso! Si piega sui fianchi, doppio passo, bellissimo, prova a ripartire, ma sbaglia tutto sul più bello Ilaria! Va bene, concentrata, stai qua, va benissimo! Fuori le ovaie, non ti passa di lì! Fuori le ovaie, dice Pippa! Indicazione tecnica veramente accurata, attenzione a Gioia che prova a ripartire, cade a terra Ilaria, c'è gol! E qui arbitrino! Vuoi a te arbitrino! Gol regolare, confermato, non c'è fallo! Regolare! Concentrata, un altro! Di 1-0, adesso Ilaria che prova a ripartire, palla fuori. Ancora Gioia, mamma mia, che prova a ripartire con tutta la sua velocità. Mamma mia che ritmi, sta tremando la gabbia, sta tremando l'arena. Occhio a Gioia, Gioia se lo troppo il pallone. Occhio alle mani, Gioia. Direttore, è il secondo, cosa vogliamo fare? Vi prego, stai zitto! Non è danza, è calcio! Occhio alle mani, è 2-0! È calcio! E sono due! Incredibile, Gioia! Ilaria in difficoltà, Federico, lascio a te il proseguo di questa telecronaca, incredibile. Sì, mi metti sempre in condizioni di difficoltà perché qui servono rimonte storiche, ma forse Gioia ne segna un altro. Perché Ila torna, Gioia protegge col fisico, e che fisico di Gioia! Sei incastrata! Esci! Bravissima, è una battaglia, lo sai. Ila che non molla e va col sinistro! Prova! Ila che non molla, prende anche un colpo! Lo so! Mena, lo so! Mena. Amo, non ti puoi mettere col corpo sempre verso la porta sua, devi girarti così, devi proteggerla. Ha preso un colpo in faccia, si è fatta molto male, si riparte dal 2-1, dal gol di Ila. È un momento importante questo, perché inizia la partita, Gioia, era passata ma non trova la porta, parte opposta, c'è Ila che non riesce a fare 2-2. Sempre Ila però in possesso e a calciare. Gioia respinge, gara di altissimo livello e francamente non ci aspettavamo niente di diverso. Ve lo raccontava anche Pierino, per difendere il 2-1, per arrivare a 5 e per qualificarsi in semifinale ed eliminare la detentrice di questo trofeo. Sempre Gioia. La riporta internamente, Ila è brava a chiudere lo specchio, questa volta non è finita. Combatti, brava! Possesso sempre di Gioia. Adesso vai a prenderla. C'è sempre Gioia che fa passare di sponda il pallone! Un gol meraviglioso! 3-1, finisce così il primo tempo con un golasso da parte di Gioia. Picchia come un fabbro sta maiala. Adesso appoggia, tira i calci e tu gli devi dare indietro. Non puoi fare altro. Devi essere imprevedibile. Mancano due gol e sai già cosa succede dopo. Ci abbiamo l'omino vestito di giallo e nero che, come al solito, continua a fare il suo sporco lavoro e non lo fa bene. C'era un fallo colossale qua sul secondo gol. Bisogna rimanere concentrata, lo so, hai male, ti ha preso il naso, ti ha preso ovunque. Non bisogna mollare. Siamo ancora vivi e ce la giochiamo, va bene? Let's go. E allora si riparte sul risultato di 3-1 e con un possesso palla di Ilaria Limelli, che è arrabbiatissima. Guardate il suo volto, spaventerebbe chiunque. Attenzione, Gioia però che riparte subito. Ok, no, molla. Occhio, perché come nel pallone d'oro di TikTok, vediamo una campionessa in carica che rischia di salutare per sempre il suo trofeo. Ai quarti di finale. Come è successo al pallone d'oro di TikTok, ragazzi, mi ricorda molto Gilles Bernanà contro Luca Campunghi sta partita. Ma stiamo a vedere, perché mancano ancora tanti gol per decretare la vincitrice di questo scontro. Certo che adesso paragonare Gioia a Gilbert. Attenzione, Ilaria che si riprende il pallone, prova un tiro che potrebbe entrare, piano! 3-2, ringrazia il cielo Ila, perché è proprio da lassù che
non è arrivata l'aiuto per questo gol. Attenzione Gioia, che la vedo un pochino stanca, oltre che affranta e disperata. Sulla testa, guardala lei negli occhi, guardala negli occhi. Sfidala, sfidala. Rimane in zona Gioia, che vorrebbe trovare anche lo spazio per girarsi da lì. Difende anche lavorando bene col fisico e poi prende il palo. È stata sfortunatissima qui Gioia, che aveva preparato perfettamente l'azione. Sempre Gioia, la sposta per calciare, passa di potenza, passa di potenza, sempre di potenza. 4-2, meno uno. Lo dice forte e chiaro Lazza, un gol porterebbe Ila al tappeto e Gioia in semifinale, ma Ila vuole riaprirla ancora come già fatto. Gioia col fisico a tenere. Aspettala, aspettala, prendi fiato. Girata, girata. Insiste Gioia, ma Ila la chiude. Ila per il 4-3. Ila, palo! No! Il pallone che non è entrato. Ha avuto una grandissima chance per riaprire ancora la partita. Ora la chance ce l'ha Gioia. Per la semifinale no! Perché torna Ila con tutte le forze. Ila, che si è fatta anche male. Che si è fatta anche male, gioco fermo. Fatta male Ila? Gioco fermo. Complimenti Ilaria, che sta tirando fuori veramente tutte le energie che ha a sua disposizione. Ma è proprio questo il significato di Pallone d'Oro: battaglia, sopravvivenza. E allora vediamo chi ce la farà e chi no. Donne forti, destini forti. Donne deboli, destini deboli. Ed è proprio per questo che Ila deve farci vedere tutto quello che ha. L'ho chiamata, è arrivata. 4-3. Fuori le maglie, let's go! 4-3. E qui signori la tensione sale, manco fosse un film di Shakespeare. Non farti distrarre, non farti distrarre. E allora il possesso di Gioia, adesso guarda come diventa tattica la partita. Uno te ne manca. Gioia, Ila gliela sporca, vorrebbe ripartire col palleggio. Gioia è riuscita a tenere lì il pallone, vediamo se trova lo spazio per calciare e per portarsi in semifinale. Occhio che è la solita giocata di Gioia questa, perché cerca sempre di fare perno sull'avversaria. E forse ci riesce perché c'è lo spazio per calciare, ma non riesce ad inquadrare la porta. Poi ancora Gioia, è passata col pallone, non c'è più angolo per calciare, ma cerca sempre di spostare anche fisicamente Ila. Vai fuori, vai fuori. La difende fuori. Gioia, si gira ma il pallone non c'è più e quindi deve andarlo a recuperare. Sempre Gioia, prova la sponda ancora, l'ha già fatto nel primo tempo. Gioia! Gioia! Che passa il turno ed elimina ai quarti di finale la campionessa in carica. Questa l'ho allenata io. Complimenti Gioia, che con tutta la sua energia si qualifica alla fase finale di questo torneo, alle semifinali. Tu questo l'hai già vinto, è giusto dare la possibilità anche a un'altra ragazza adesso. E si va avanti con questo terzo match. Un'Aurora che nel primo episodio ha spaccato contro una Valentina che è in cerca di rivalsa dopo una sconfitta bruciante. Signori, partiamo tra 3, 2, 1, via! La prima che segna 5 gol vince. Attenzione Aurora, dai che se la mangiamo! Vediamo se partirà esattamente come nel primo episodio, dove ha spaccato tutto per intensità e credibilità fisica. Attenzione Valentina, che si rinchiude indietro, ruba la palla e fa gol. 1-0 per Aurora. Dai, così! Vai, prego Valentina. Prova il pallonetto, pallonetto. Vale, provaci, dai, tutte le energie che ti rimangono in corpo. Non mollà, Valentina, non mollà. Brava! Attenzione, Aurora, brava, che la supera. Brava! Aurora, gol! Scatenata. Possiamo anche non fare la pausa, ve lo dico. Sembra non esserci storia, il quarto di finale più veloce della storia dell'umanità. Attenzione Valentina, però non diamola per vinta perché tutto può succedere. Aurora che riparte, attenzione Aurora Baruta. Sì! So che non sei abituato a fischiare così presto. Fine primo tempo. Valentina, cosa sta succedendo? Ragazzi, sono scarsissima, lei è troppo forte. Direi che lasciamo la vittoria e la finiamo qua, che già perso. Quindi rinuncia a questo sogno. Rinuncio, ci riproveremo l'anno prossimo magari. Beh, allora complimenti Aurora, perché passa al turno senza subire neanche un gol. Hanno paura! No, non hanno paura, hanno paura, che è diverso. Oh. E allora adesso andiamo col quarto scontro, dove anch'io sarò coinvolto mentalmente, psicologicamente. Ho già un'ansia terribile, la mia fidanzata contro Sara Esposito. Abbiamo conosciuto 3 delle 4 semifinaliste, adesso è tempo dell'ultimo quarto di finale. Palla sulla schiena, 3, 2, 1 e si parte! Chi arriva a 5 gol vince. Vai amore, distruggila! Vai Sara! Vai Sara, vai Sara, vai Sara, impegnati! La beniamina e la allenata di Pierino, dell'organizzatore Vipega, si può parlare di complotto? Ma direi proprio di no, anche perché insomma se la sta giocando alla pari di tutte, ma il pallone viene lasciato lì dalle giocatrici! Il pallone è secondario, il pallone è secondario, bisogna prima coprire la porta, poi giusto? Sono curioso, questa è proprio tattica Fratino.
hanno visto gli altri video, è garantito. Le vedo preparate, anche il modo di correre di Sara Esposito ricorda quello di Gilbert Nana, quindi insomma siamo comunque lì. Bravo amore, quel giochino lì lo conosci, sai come si fa. Sì, è vero, allo stesso non bene, eh? Ancora, non guarda il pallone. E allora conclude Leonora, pallone che resta in zona, azioni brutte. Ma perché si girano di schiena? Non lo so, chiederei ad Arbitrino. Non lo so, beh, sto studiando. Ok, oh, e qui è la prima conclusione importante. Poi Eleonora! Ah, indicazione importante, se stanno in porta mi serve che la fai uscire, perché sì. Io a lei l'ho già detto, perché abbiamo proprio minuti contati. Sensazione di déjà vu, smonteranno il campo come Campolunghi contro Nanà. Non camperiamo davanti alla porta, grazie. Numero di Eleonora, che poi non trova la porta, ma se la riprende in tre tentativi Pipega, non riesce a far gol. Ha calciato l'aria. Amore, vuoi... Calma, ma neanche lei è entrata. E allora può ripartire Sara Esposito. Aspetta, falla bere. Vai Sara! Eleonora è distratta, Sara Esposito! Non segna! No, non segna! Non ci credo! Sfogo, neanche a porta vuota è riuscita a segnare! Attacca Lola, attacca! Però esiste Sara! Piattone sul fondo, ancora piattone addosso a Eleonora. Se non si può battere l'avversario, lo si fa fuori. Però aspetta, tiri il pallone addosso e poi la fermi con la mano. Vabbè, fair play. In ogni caso c'è il possesso da parte di Eleonora, che è andata a calciare centrando in pieno il destro di Sara Esposito. Ci riprova e calcia fuori. Terzo tentativo per la 24. Ancora addosso Sara Esposito, che però sta facendo il portiere. Deve uscire. Esce adesso, conclusione respinta. Vediamo se riparte. No, perché c'è Eleonora ancora, Sara. Ragazzi, allora, ci hanno detto che devono smontare il campo perché anche abbiamo sforato il tempo, insomma, déjà vu. Ci hanno minacciato di andare via, se no ci spengono le luci. Quindi ragazzi, per questioni necessarie, urgenti, questa partita sarà decisa ai calci di rigore. Calci di rigore. Cosa? Mi permetto di dire, ci possono stare, tanto equilibrio in campo, 0-0. Tanto raga, per aspettare non segnano manco con le mani. Non aspettare un gol qua, arriviamo fino a domani. Quindi per la prima volta e per ragioni di urgenza e necessità si deciderà ai calci di rigore. Allora ragazzi, ci stanno cacciando, andiamo, vieni. E lo sapete, un evento normale per noi per la sua è impossibile. Prima che spengano le luci, tre calci di rigore a testa, chi fa più gol va in semifinale. Attenzione, Sara, palo! Come ti ho insegnato, li abbiamo allenati i calci di rigore. Vai, fischiato Arbitrino. Bravissimo amore! 1-0, da. Forse l'unico modo per segnare è proprio quello sul calcio di rigore. Vediamo se Sara però risponde. 1-1. Adesso però Eleonora ha la chance di tornare avanti perché ha un rigore in meno. Come prima, 2-1. E allora attenzione perché inizia l'ultimo giro. Sara non può sbagliare. Se Sara sbaglia, Eleonora è in semifinale. E finisce qui! Eleonora è in semifinale del pallone d'oro delle ragazze 2.0. Che partita! Mi sento il terzo incomodo, me ne vado, arrivederci. E allora ragazzi, il torneo si fa sempre più bollente perché arriviamo nella fase finale. Ecco le quattro semifinaliste: Eleonora, Aurora Baruto, Gioia e Martina Dell'Anna. E chi lo vincerà questo pallone d'oro? Beh, potrete venire a vederlo di persona. Proprio così, la fase finale del pallone d'oro si registrerà tra un'ora a Romix. Quindi catapultatevi, si farà tutto questo pomeriggio. Ma se non riuscite a venire, ragazzi, vi do un altro compito. È appena stato aperto un nuovo canale. Il canale di Isa, che si chiama Isa Show. È appena uscito un video in questo preciso momento, trovate il link in descrizione. In questo video insegno alle ragazze del pallone d'oro a muovere questo. Quindi ragazzi, mi raccomando, non perdete la super fase finale che uscirà prossima settimana. E noi ci vediamo all'ora del verdetto e della verità, let's go! Ciao milione su YouTube, già lo sai. Se sei con noi metti il pollice su, siamo i Pirlas V. 1 milione su YouTube, siamo i Pirlas V.